Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vediamo come creare una linea luminosa attorno a un soggetto in Photoshop. Perfetto, iniziamo subito. E per prima cosa ci serve una foto, quindi direi di andare subito a scattare. Eccoci qua, perfetto. Ora appoggiate il vostro telefono o la vostra macchina fotografica, mettetevi in posa e scattate. Ok, perfetto, ora possiamo tornare al PC. Ecco qua le nostre foto. Direi, per prima cosa, apriamo Photoshop e scegliamo la foto che vogliamo importare. Io direi seleziono questa, ovviamente è uguale per tutte, ovviamente. Perfetto, eccola qua la nostra foto. Direi, e prima cosa andiamo in filtro Camera Raw per sistemare un po' i colori. Eccoci qua. Magari aumentiamo un po' l'esposizione. Via le luci. Di ombra. Perfetto. Clicchiamo su ok e abbiamo la nostra foto. Per prima cosa dobbiamo creare attraverso lo strumento penna una linea attorno al soggetto che sarà il nostro spirale. Togliamo il riempimento e scegliamo come traccia un colore che ci piace. Io direi seleziono un azzurrino. Eccolo qua. E cominciamo a fare le linee curve in questo modo. In modo che sembrano continue. Così, in questo modo, quindi appena create un punto e tenendo premuto vi muovete creando appunto questa curva e pian piano creeremo appunto il nostro spirale. Ecco qua, pian piano creiamo tutto. E man mano che scendiamo lo stringiamo sempre di più in questo modo. Ecco qua, finito, perfetto, ottimo. Ora qua in traccia, qua nella dimensione lo ampliamo un po', magari mettiamo verso i 15 pixel circa, perfetto, ottimo. E la linea l'abbiamo creata. Ora dobbiamo creare l'effetto di glowing appunto di questa linea. Cliccando col tasto destro del mouse, selezioniamo qua opzioni di fusione sulla linea. Selezioniamo qua bagliore esterno. E per prima cosa selezioniamo il colore qua attraverso lo strumento pennello. Molto bene. Poi l'opacità la impostiamo a 90, eccola qua. Il disturbo a 0, l'estensione a lo 0% perché non ci interessa e una dimensione è di 10 circa o più alta, insomma, in base allo spessore della vostra linea, quindi io in questo caso metto 29 che è perfetto. Do ok ed ecco qua che abbiamo creato appunto la nostra curva. Ora dobbiamo cancellare i diversi punti per far sembrare che appunto questa linea giri attorno. Quindi sempre nel livello della linea, clicchiamo qua per creare una maschera di livello. Ecco qua. E attraverso il pennello, selezionando il colore nero, molto bene, dobbiamo colorare nelle parti che appunto vogliamo cancellare, quindi coloriamo qua, in questo modo, pian piano e coloriamo tutto, bene, poi saltiamo una linea e andiamo qua, perfetto, saltiamo un'altra linea ancora e pian piano le facciamo tutte. E voilà, ecco qua che abbiamo finito. Vediamo come viene. Ecco qua il nostro spirale. Quindi direi ottimo, ottimo risultato. Ovviamente con questo effetto potete sfruttare la vostra fantasia. Per esempio, vi faccio un esempio. Qua possiamo cancellare quest'ultimo pezzo e lasciare solo così. E nelle gambe magari fare una linea più piccola. Quindi selezioniamo lo strumento penna. E creiamo una nuova linea, in questo modo. Ottimo, selezioniamo anche qui magari circa non troppo 12. Perfetto. È la stessa cosa anche per l'altra gamba. Ottimo. E anche qua magari possiamo semplicemente copiare lo stile di livello e incollarlo anche in questi due. Incolla stile
E incolla stile livello. Ecco qua. Anche qui creiamo una maschera e cancelliamo. Quindi prendiamo il pennello nero, lo dimensioniamo un po', cancelliamo le varie parti. E la stessa cosa facciamo anche per l'altra gamba. Ecco qua, perfetto. Direi molto molto carino. Quindi, come ho detto prima, usate la vostra fantasia. Io vi ho fatto vedere alcuni esempi, ma potete sfruttarlo in qualsiasi modo. Quindi spero vi sia piaciuto, anche questo video è terminato. Io vi ricordo di mettere like, commentare e di iscriversi. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao!